Nella mattinata di venerdì 8 marzo al plesso sacerdote Giuseppe Messina è stata inaugurata l'aula educativa polifunzionale. A seguire poi al plesso Padre Pino Puglisi è stata inaugurata l'angolo della lettura. Tali iniziative rientrano tra le attività del progetto Ragazzi Felici, promosso dall'Istituto Comprensivo Statale Paolo Emiliani Giudici e finanziato dalla Banca Mediolanum di Mussomeli, da sempre sensibile e attenta ai bisogni formativi degli alunni e della istituzione scolastica. Grande e viva soddisfazione della professoressa Alessandra Camerota, dirigente scolastica del suddetto istituto, che si è avvalsa della gentile disponibilità e fattiva collaborazione della dottoressa Sonia Barba e Salvatore Minella della Mediolanum, che da diverso tempo operano nel nostro territorio. Un felice incontro tra istituzioni pubbliche e azienda privata che si incardina nella missione dell'istituto scolastico del Paolo Emiliani Giudici, segno tangibile e positivo di apertura al territorio e alla comunità educante, considerato il contributo fattivo dell'amministrazione comunale, gli operai e la manodopera per l'allestimento degli spazi formativi guidata dal sindaco Giuseppe Catania. Grazie al generoso contributo offerto dalla Banca Mediolanum, si sono potuti allestire uno spazio creativo e didattico multifunzionale per gli alunni con bisogni educativi speciali e uno spazio adeguato alla lettura per tutti gli alunni. Una sala multifunzionale ricca di strumenti didattici e di colori, con un suo arredo familiare e accogliente in linea con le migliori indicazioni della pedagogia moderna, facilita il difficile compito quotidiano dell'insegnante nella sua relazione educativa con l'alunno problematico, offrendo a quest'ultimo una occasione educativa di crescita e di integrazione nell'ambiente scolastico. Tanto atteso. Buongiorno a tutti e benvenuti. Salutiamo il sindaco, il nostro sindaco che è sempre presente, nonostante i suoi impegni, dà sempre la sua disponibilità sia a collaborare che ad essere presente in questi momenti per noi molto importanti di crescita della nostra scuola. Grazie. Saluto i nostri illustri ospiti, il dottore Lauritella, area manager di Banca Mediolanum Sicilia, e l'ufficio Mediolanum di Mussomeli, nelle persone della dottoressa Barba, private banker. Io sono abituata ad altri titoli, professore, insegnante, e Salvatore Minnella, global banker dell'ufficio Mediolanum di Mussomeli. Oggi siamo qui per inaugurare due ambienti innovativi e accoglienti perché grazie alla collaborazione delle famiglie che sono preziosissime, che ora citerò, della nostra scuola e appunto a Banca Mediolanum, abbiamo avuto la possibilità di allestire due ambienti di apprendimento accoglienti e innovativi e rendere più bella e più accogliente la nostra scuola.
Questo progetto l'abbiamo chiamato progetto Ragazzi Felici, perché venire a scuola deve essere una gioia, deve essere un piacere venire a scuola, e anche l'ambiente, l'accoglienza dell'ambiente, la serenità che genera l'ambiente aiuta a creare questo clima. Sicuramente fondamentale sono le attività che noi riusciamo a svolgere, e la linfa portante e vitale della scuola sono i docenti. C'è un dirigente che deve dirigere, che deve lavorare con le carte, che deve veramente farsi, io posso dire in cinque, perché ho cinque plessi, tra l'altro suddivisi, dislocati in tre comuni. Però la linfa vitale della scuola sono i docenti. E questo progetto si è potuto realizzare grazie all'entusiasmo di tutti i docenti, in particolar modo mi sento di nominare la professoressa Amico, la professoressa Mancino, la professoressa Calà e tutti i docenti del plesso che hanno collaborato per perfezionare questo progetto, che è nato appunto dall'idea migliorare i nostri ambienti scolastici. Invece ne avete fatto una piccola opera d'arte, e questo grazie proprio al lavoro di perfezionismo, al lavoro di cura dei particolari, che è stato un lavoro sicuramente di gruppo. Quindi ecco, quello che è venuto fuori è stata questa collaborazione con tutte quante le diciamo tutte quelle figure che operano attorno alla scuola, quindi ho citato i docenti ma anche le famiglie. Le famiglie, in particolar modo appunto il Presidente del Consiglio, che è la dottoressa Falletta, che è sempre un passo indietro. Ecco, io devo, è il momento opportuno per mettere in evidenza questa dote, che è quello di sapere stare al suo posto, di collaborare, di essere attiva, propositiva per la scuola, ma sempre un passo indietro rispetto al dirigente. È il Presidente di un organo importante, perché è l'organo politico della scuola, eppure mi lascia fare la dirigente, che è quella che insomma dirige anche questo organo politico. E quindi sempre attenta alle quelle che possono essere le esigenze di tutti quanti i plessi, di tutti gli ordini di scuola. Ricordo che con Mediolanum abbiamo già svolto un progetto importante 2 anni fa, sì. Però con, non con Mediolanum, con Rotary, sì. Però con la dottoressa Barba. E questo è stato anche che è stato rivolto invece alla scuola dell'infanzia, e questo grazie sempre a questo interessamento delle famiglie. A oggi appunto avremo la possibilità di vedere questi ambienti nuovi. In particolar modo in questo plesso abbiamo creato l'aula dell'inclusione e dell'accoglienza, l'abbiamo voluta chiamare così perché è un'aula che in prima battuta, diciamo, in via prioritaria è dedicata agli alunni speciali, agli alunni che hanno bisogno a volte di un ambiente a loro dedicato. Il nostro obiettivo è l'inclusione, e quindi devono stare in classe il più possibile, devono lavorare e operare con i compagni, con la stessa fascia d'età, con tutti, devono collaborare con tutti i docenti della classe. Però quando questo non è possibile, o quando si devono realizzare altre attività che necessitano un ambiente diciamo non affollato, abbiamo la possibilità di accogliere i nostri alunni in quest'aula, che è appunto l'aula dell'inclusione. Abbiamo tanti alunni speciali, ma in particolare oggi noi questo lo stiamo donando all'alunna che in questo momento frequenta la scuola secondaria di primo grado di questo plesso, che è Alessia. Buongiorno Alessia. La stanza, l'aula, l'ha vista completamente rinnovata, cambiata, e ha già mostrato la sua gioia. Però sarà ecco un ambiente innovativo che potrà essere utilizzato anche dalle classi quando sarà necessario per svolgere attività alternative o diverse in aggiunta a quelle che sono le lezioni che necessitano l'aula didattica, la lezione frontale. Sono particolarmente grata all'ufficio di Mussomeli, Mediolanum, appunto nelle persone della dottoressa Barba e Salvatore Minnella, per questo interessamento per la nostra scuola. E questo io mi auguro.
auguro che sia l'inizio di un contagio di entusiasmo, perché ci siamo accorti che anche con poco, cioè con un minimo di entusiasmo e di interesse e di tempo prezioso, si può rendere più bello quello che è l'ambiente che i ragazzi vivono ogni giorno a pari delle loro case, perché a scuola trascorrono tantissimo tempo, noi abbiamo anche attività pomeridiane, spesso la scuola diventa per loro una seconda casa. E questo progetto ci sta aiutando ad arricchire la nostra, a migliorare la nostra offerta formativa e soprattutto a farci, ci ha fatto sentire un po' un'unica scuola, ha migliorato la nostra identità di scuola, ci ha fatto sentire tutta una squadra. Quindi grazie ai docenti, grazie ai genitori e grazie a Banca Mediolanum. Ragazzi, facciamo parlare ai ragazzi, prima poi diamo la parola agli ospiti. Ragazzi, allora, Maria Sofia, forza, lettrice. Buongiorno a tutti voi. Oggi, 8 marzo 2019, la nostra scuola, l'Istituto Paolo Emiliani Giudici di Mussomeli, ha il piacere di inaugurare la sala polifunzionale nel plesso di Via Pola, grazie al finanziamento da parte della Banca Mediolanum di Mussomeli del progetto Ragazzi Felici. Pertanto ringraziamo la dottoressa Sonia Barba, Private Banker Mussomeli, il Global Banker Salvatore Minerva, il dottor Giuseppe Lauritella, Unit Manager Area Sicilia, per l'interesse diretto nei confronti del territorio. La sala polifunzionale ha la finalità di realizzare una didattica innovativa e polivalente per l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali. Non solo un'operazione di restyling di un'ala, ma un progetto che intende promuovere processi di innovamento della pratica pedagogico-didattica speciale, favorendo il coinvolgimento e l'esplorazione attiva dello studente, i legami cooperativi e lo stare bene a scuola per aumentare la performance degli studenti. La scuola, insieme a Mediolanum, vuole offrire un ambiente accogliente e strutturato che diventi luogo di apprendimento e di opportunità formativa per l'innovazione didattica. Il risultato ottenuto è straordinario ed è il frutto di una fattiva collaborazione tra la scuola, la Banca Mediolanum e il Comune di Mussomeli. Il lavoro di squadra è stato reso possibile grazie all'impegno e alla sinergia anche del Consiglio d'Istituto, dei docenti e dei collaboratori scolastici. Grazie a tutti coloro che si sono spesi per il raggiungimento di questo traguardo. Allora, io devo dire che sono emozionata, ovviamente, perché poi, come in tutte le cose che realizziamo, ci mettiamo il cuore e penso che poi si veda. Per cui è un grande risultato quello che abbiamo raggiunto, e quello che mi interessa dire soprattutto è che spero che sia veramente un inizio affinché la scuola possa essere anche un luogo bello dove poter stare, considerato che i ragazzi anche trascorrono a scuola appunto alla mezza giornata, per cui molto tempo insomma, della loro vita, infatti. Devo dire che quando ci avete coinvolto in questo progetto, noi siamo stati felicissimi di sposarlo subito, anche perché Banca Mediolanum ormai da tantissimi anni è molto presente sul territorio, soprattutto con iniziative che vanno a vantaggio della collettività. Quello che noi piace realizzare sono progetti per la collettività, per cui tanti ne devono usufruire, anche degli anni, perché tanti ragazzi passeranno insomma da questa scuola, si succederanno, per cui ne potranno godere veramente a lungo tantissimi di loro. E sono molto felice perché questo è un successo di tutti, a iniziare dalle persone che ci hanno coinvolto, in primis il presidente del Consiglio d'Istituto e la dirigente Alessandra, perché forse sanno che noi siamo molto sensibili a questo tipo di iniziative, per cui non sappiamo dire di no, è vero, ed è la verità, non sappiamo dire di no, per cui ci hanno coinvolto e devo dire
insomma, per noi è stato molto bello lavorare insieme a voi, assieme agli insegnanti che ogni giorno ho visto in questi mesi si occupano di questi ragazzi speciali, veramente con tanto impegno, mettendo loro tanto cuore, perché ritengo sia anche più che un lavoro una missione, perché è veramente molto complicato, però si ha anche tanta soddisfazione del lavoro che si fa. Per cui rendere un ambiente più accogliente per tutti diventa anche un successo, veramente una grande conquista per tutti. Sono molto contenta. Quando veramente si riesce a fare qualcosa per la collettività, specialmente quando ci sono i bambini di mezzo, che sono una cosa fantastica. Ecco, volevo fare ringraziare Sonia, che è stata colei che ha seguito effettivamente questo progetto in prima persona, da sola. Wow. E dopo, oggi non te Sonia già ha avuto tante e fargli veramente i complimenti. Grazie Sonia, grazie. Riconosciamo questo merito. Io ho poco altro da aggiungere, se non sottolineare due aspetti che mi sono piaciuti dagli interventi che mi hanno preceduto. Il primo aspetto è l'elemento collaborazione. Credo che ciò che emerge da questa giornata di oggi è proprio questo, cioè il valore aggiunto che ci può essere in qualunque iniziativa che si realizza quando questa iniziativa è progettata e realizzata insieme a tanti portatori di interesse sani per il territorio. Quindi un plauso lo faccio certamente all'istituzione scolastica nella figura della sua dirigente Alessandra Camerota, sempre attenta, al presidente del consiglio d'istituto Tiziana Falletta. Un plauso particolare lo faccio al gruppo Mediomanum di Russoneri, a Sonia e a Salvatore, che sono sempre, devo dire, molto attenti, soprattutto sono molto sensibili nei confronti di queste iniziative. Sonia, ricordo almeno tre iniziative che hanno a che fare con i bambini, e sono il parco che è stato realmente park che è stato realizzato al parco Salvatore Genco, l'intervento e la collaborazione nella ristrutturazione della villa al Museo Comunale Mussolini, e ora questa iniziativa. Ovviamente un plauso lo faccio certamente alle famiglie che sono sempre collaborative, devo dire, questa è la mia esperienza, e alle docenti che senza di loro. Un plauso lo faccio anche alle operai del comune che hanno. Ovviamente hanno collaborato, e quindi questo per dire che se, come diceva padre Fulisi, se ciascuno fa qualcosa, cioè se ognuno fa qualcosa, quindi ognuno di noi, ciascuno con il proprio ruolo, ciascuno con le proprie competenze, ciascuno con le proprie abilità, riesce a tirar fuori il meglio a beneficio della comunità. Certamente quello che sto intravedendo è un risultato eccezionale che ci consente come comunità, come istituzione scolastica, di includere, ed è l'altro elemento che volevo sottolineare. La civiltà di una comunità, a mio avviso, si misura anche nella sua capacità di includere persone che hanno abilità diverse, e certamente ciò può venire non solo attraverso la passione, il coinvolgimento delle persone che ruotano attorno a queste persone che hanno abilità diverse, e nella nostra istituzione scolastica di Mussomeli fortunatamente i docenti sono animati di tanta passione, ma occorrono anche le attrezzature, occorrono anche gli strumenti, e certamente quest'aula così attrezzata e così ben colorata è un viatico secondo me molto importante. Quindi trovo anche bello che questa inaugurazione avvenga nel giorno delle donne, è il miglior augurio che si possa fare al genere femminile. Grazie. Tagliamo il nastro, ragazzi, così.
Aspetta, facciamo mettere un attimo, aspetta. E allora il momento dell'inaugurazione. Questa inaugurazione coincide con l'8 marzo 2019. Il suo pensiero su questa festa? Beh, come dicevo poco fa, non ci poteva essere scelta migliore, cioè inaugurare questo spazio dedicato a fornire strumenti e occasioni di aggregazione, di inclusione a persone e a bambini che hanno abilità diverse, credo che sia il modo migliore per festeggiare tutte le donne. Ricordo che questa giornata è una giornata in cui viene messo in primo piano l'emancipazione femminile in termini di parità di diritti rispetto all'altro genere, al genere maschile, e l'emancipazione, la parità di diritti di persone che hanno abilità diverse dai bambini non dotati, credo che sia un elemento che sottolinea il valore di questa giornata e il modo migliore per augurare a tutte le donne una buona festa della donna. Mediolanum sempre presente. Sì, Mediolanum è sempre presente perché vorremmo realizzare sempre delle iniziative presenti sul territorio che vadano a vantaggio della collettività, e penso che già in passato con la realizzazione di Med Park e con la collaborazione alla ristrutturazione della villa comunale e ora con quest'altro progetto della scuola, devo dire che stiamo facendo un lavoro straordinario sul territorio, di modo che tutti ne possano godere in maniera sana. Abbiamo voluto intitolare il progetto Ragazzi Felici proprio perché è un progetto dedicato non solo ai ragazzi speciali, ma a tutti i ragazzi che vogliono utilizzare questo spazio per poter anche condividere delle esperienze con noi. Per cui penso che il successo è di tutti e il risultato si vede, perché è veramente un risultato straordinario che è venuto fuori grazie alla collaborazione della banca, del comune, della scuola e di tutti i membri della scuola, iniziare dalla dirigente scolastica, la professoressa Camerota, il presidente del consiglio d'istituto, la dottoressa Falletta, e poi le singole insegnanti, le professoresse Mancino, la professoressa Galà, la professoressa Rossella Amico e tutti coloro che si sono spesi anche per un rapporto di amicizia. Penso per esempio alla collaborazione di un'amica che ci ha tanto aiutato, che è la dottoressa Di Grigoli, che è stata sempre presente con noi anche per spirito di amicizia, affinché il risultato fosse straordinario, e ci siamo riusciti. Grazie.
Antonino Calà, cosa si può aggiungere a questa inaugurazione? Beh, questa è un'aula particolare per soggetti con bisogni specifici di apprendimento ed è fatta seguendo proprio i criteri della pedagogia contemporanea, i colori, la strutturazione dello spazio, l'albero, i disegni, il piccolo principe, uno spazio aperto dove i soggetti, i ragazzi con difficoltà possono trovarsi bene per l'inclusione e l'integrazione nell'ambiente scolastico. Dulcis in vulgo. Tonino Calà, professore Tonino Calà, festa della donna oggi. Viva le donne, viva le donne. Ricordiamo sempre che il mondo è andato sempre più avanti grazie all'emancipazione femminile, al fatto che la donna ha sempre contribuito alla storia umana a dare un suo importantissimo contributo. Quindi rispetto a una cultura a volte maschilista dove si saltano gli uomini, è bene ricordare l'importanza delle donne e di quello che loro fanno ogni giorno per noi.